Ciao a tutti, per questo primo vlog ho deciso di rispondere al video tag di Arianna, The Name Game Book Tag, perché sostanzialmente io sono un appassionato bibliofilo, questo penso si fosse capito anche un po' dagli altri video. Allora, per rompere il ghiaccio, perché vedo che i vlog sono qualcosa di molto più spontaneo e cercherò anche di tagliarlo poco, ho pensato di parlare ovviamente di una delle mie passioni. Il video tag consiste nel trovare un titolo per ciascuna delle lettere che compongono il vostro nome. Il mio nome è Roberto e questo mi ha causato anche una notevole difficoltà perché ci sono due lettere che si ripetono due volte e una di queste è la O, e titoli con la O, accidenti, se è difficile trovarli. Allora, scusate il bianco e nero perché purtroppo c'è una luce che mi colpisce la faccia, la qualità della webcam non è decentissima. Io per fare questi vlog non avevo intenzione di accendere la videocamera e mettermi nell'angolo dove ci sono i libri, volevo farlo molto più easy, quindi sto facendo con la webcam del mio notebook e probabilmente la qualità immagine non sarà granché, la qualità audio non la so, spero di non dover registrare tutto di nuovo perché probabilmente tra poco arrivano e io non riesco a fare più niente. Bene, allora incominciamo. Lettera R, il risveglio di Endymion. Il risveglio di Endymion è il libro di fantascienza che ho letto, riletto più volte in assoluto. È uno dei miei libri preferiti, non soltanto di fantascienza, ma in senso generale, ed è purtroppo l'ultimo della saga, quindi non posso svelare più di tanto la trama, perché riunisce praticamente, tira tutte le fila delle vicende che sono state portate avanti durante i tre libri precedenti. È stato riedito da qualche tempo da Fanucci, però io ho ancora l'edizione economica uscita per la Oscar Mondadori verso il 1999-2000, mi sembra. E mi ricordo che ero al secondo anno di liceo quando lo lessi. È un libro assolutamente meraviglioso, purtroppo ha come difetto che per essere capito, appunto, bisogna aver letto tutti i libri che lo precedono. Non è soltanto una questione che Dan Simmons è un autore coltissimo, non soltanto di fantascienza, ha scritto anche altri generi, recentemente ha scritto Drood. Qual è l'elemento che mi è piaciuto tantissimo del risveglio di Endymion? Il risveglio di Endymion è sostanzialmente una storia d'amore, anche se molti lo ritengono il pretesto narrativo, ma con cui Simmons ha portato avanti il discorso perché Simmons ha un'abilità paurosa di citare sia la letteratura che la fisica quantistica in un modo che sembra che abbia addirittura senso. Secondo me l'elemento più bello è sicuramente la storia d'amore tra i due protagonisti, che veramente trascende il tempo letteralmente, non è una metafora in questo caso. Il bello del risveglio di Endymion, quindi, secondo me, è proprio questa storia d'amore che è fantastica, fantastica, è una delle più belle che ho incontrato, seconda soltanto a quella dei protagonisti della moglie dell'uomo che viaggiava nel tempo, terrificante titolo per The Time Traveler's Wife. Chi avrà lo stomaco di leggere tutti e quattro i libri delle Hyperion Cantos, come vengono chiamati i libri di questa saga, sarà ricompensato dal poter leggere una delle storie d'amore più belle e più struggenti, ma attenzione, non è lacrimevole, cioè sono due personaggi veramente, veramente scolpiti tridimensionalmente, il loro amore è assolutamente credibile, io me ne sono appassionato tantissimo. Lettera O, L'ombra del vento. Ovviamente sto ignorando completamente gli articoli, perché sennò è già difficile trovare le O, figuriamoci. Allora, L'ombra del vento, io ho la prima edizione. L'ombra del vento rappresenta il libro che praticamente mi ha spinto a scrivere sui blog letterari. Infatti non mi ricordo per quale motivo, come reazione all'aver letto questo libro, mi venne da scrivere per la prima volta su un blog di libri che
Da allora iniziò una, non so se chiamarla un'onorata carriera di, come chiamo io, biblioblogger, che ho dovuto interrompere qualche anno fa per motivi di lavoro stringente. Sto cercando un po' di recuperarla adesso perché veramente la mia passione non è soltanto leggere libri, ma anche condividerli. Zaffon è un autore un po' furbetto, nel senso che lui lo sa di essere furbo. Ha incominciato a scrivere degli young adults, quelli che adesso si chiamano young adults, cioè libri per ragazzi. E la tecnica di narrazione che ti piglia e continui a sfogliare le pagine, il page turner, come si dice in inglese, è un meccanismo che lui ha acquisito molto bene, molto bravo a farlo anche. L'Ombra del Vento probabilmente è il migliore della serie, subito sotto c'è Il Gioco dell'Angelo. Recentemente ho anche letto Il Prigioniero del Cielo. Non mi è piaciuto particolarmente, vorrei parlarne nella rubrica dedicata ai libri delle letture di agosto. Dell'Ombra del Vento io mi ricordo veramente pochissimo, mi ricordo soltanto che mi piacque tantissimo ed è questa la furbata secondo me di Zaffon. Lui sa pigliarti con le trame, non riesce a smettere di leggerle, poi però resta soltanto una vaga sensazione della trama. Mentre il gioco dell'angelo me lo ricordo meglio, il gioco dell'angelo in realtà ho la trama più presente in testa, l'ombra del vento no, eppure era uno dei libri che mi è piaciuto tantissimo. Non l'ho mai riletto perché ho il timore che perda un po' il suo fascino a una seconda rilettura. Lettera B, Beowulf. Allora, Beowulf l'ho preso come esempio. Non soltanto della letteratura epica, che è una delle mie preferite. Io, sin da quando ero ragazzino, ho sempre avuto un apprezzamento particolare per mitologia epica e mi piace tantissimo leggere i testi originali. Ovviamente quando ero ragazzino leggevo delle riduzioni, adesso invece mi sto buttando sugli originali, molto belli. Beowulf l'ho letto qualche anno fa, ma rappresenta anche quel tipo di libro che ho cercato veramente a lungo perché c'è un piccolo problema con i nostri editori. Spesso nascondono i titoli sotto mentite spoglie. Adesso andremo a vedere un esempio pratico. Beowulf non era il caso. Beowulf all'epoca non era facilmente trovabile questa edizione dell'Einaudi, adesso è facilissima da trovare. Era diventato un po' il mio santo Graal, quello che si cerca spasmodicamente ma non si trova mai e che diventa un po' il simbolo di quello che uno vuole leggere. Tra l'altro è un poema favoloso, veramente è bello. Forse la prima parte è quella più nota, quella del Grendel, che non la seconda, quella del drago. Qualche anno fa hanno tratto quell'orribile animazione con gli attori rifatti in computer grafica, veramente una cosa terribile, che tra l'altro cerca di mettere insieme le due parti del poema che in realtà sono completamente slegate tra loro, una roba atroce. Lettera E, Ledda. Io sto parlando dell'Edda poetica. In realtà ho anche l'Edda in prosa. L'Edda in prosa, l'ho detta anche Edda di Snorri, nasce come manuale di poesia lirica, di poemi, di tradizione orale, e riporta anche qualche elemento di mitologia scandinava, mentre l'Edda poetica, e questo era l'esempio del titolo che non corrisponde, non si vede. Questo l'hanno intitolato il canzoniere eddico, io che cavolo ne so, cioè io cerco l'Edda poetica, l'Edda in poesia. E mi chiama e devo cercare il canzoniere eddico, cioè è stato edito da anni da Garzanti, questa qui è una recente riedizione, e non riuscivo a trovarlo perché, maledizzi loro, avevano chiamato il canzoniere eddico. Il canzoniere eddico contiene molti poemi epici scandinavi, a partire dai poemi degli origini, le cosmogonie scandinave, fino ad arrivare alla canzone dei Nibelunghi, ovviamente versione scandinava, ce ne sono due. I Nibelunghi, quello, il poema germanico, è una, diciamo, riedizione, è stato importato dalla Scandinavia. Questo l'Edda poetica, insieme a tanti altri, contiene anche il poema originale dei Nibelunghi. Io ho una passione sfrenata per la letteratura scandinava e per le saghe nordiche, e questa qui è sicuramente il compendio migliore che si può trovare. Le altre edizioni molto più carine
di poemi non contenuti nell'Edda sono stati editi dalla casa Iperborea negli ultimi anni. Non sono riuscito a mettere in mano soltanto su il meraviglioso Egil il Monco, e le altre purtroppo sono abbastanza costose, le ho rimandate a data da destinarsi. Comunque vorrei leggerle pian piano tutte quante, è veramente una delle mie passioni. Lettera R, ritorno a Darkover. Questo non ce l'ho qui perché l'ho messo da parte per essere trasferito altrove e l'ho conservato in garage, quindi non ho fisicamente il libro. E non è neanche il mio libro preferito della serie di Darkover. Allora, Darkover, secondo me, è una serie che merita tantissimo. Dovrebbe essere letta al posto di tante altre saghe young adult che stanno già uscendo in questi periodi. Darkover ha veramente di tutto, ha sia la presa ormonale, perché non si fa scrupolo di parlare di sesso, e lo fa anche in maniera molto, molto particolare. Però è anche una saga sia fantasy che fantascientifica, cioè è proprio uno dei puri science fantasy, perché quando all'epoca in cui è stata pensata la saga queste distinzioni non si facevano molte, gli scrittori di fantascienza scrivevano anche fantasy, adesso c'è una guerra in atto che secondo me ha dell'assurdo, all'epoca invece non si facevano tanti problemi. Mary Zimmer Bradley praticamente è la maestra della summa delle due arti messe insieme. Darkover è una di quelle saghe bellissime perché ti creano un mondo familiare cui ritorni volentieri. Ritorno a Darkover non è uno dei migliori della saga, secondo me i migliori della saga sono 4-5 libri scritti a cavallo tra il 75 e l'83, qualcosa del genere. Non so neanche elencarli, magari lo lascio in descrizione, quali secondo me sono i migliori della saga di Darkover. Secondo me andrebbe letta di più. L'hanno riedita qualche anno fa nella TEA. Purtroppo incomincia a vedere che sta uscendo di catalogo. È un vero peccato. Stavo dicendo, uno di quei mondi in cui si torna familiarmente. Beh, questo effetto qui me l'hanno provocato pochissime altre saghe. Harry Potter, che io ho letto in tempi tardi, perché l'ho letto a oltre 25 anni. Non sono uno di quelli che sono cresciuti con Harry Potter, sono anche un po' più anziano delle persone che sono cresciute con Harry Potter, però mi è piaciuto moltissimo e mi crea lo stesso effetto di familiarità. Poi sicuramente c'è Earthsea di Ursula Le Guin, però è un tipo di familiarità diverso, cioè lei crea un mondo veramente credibile, tangibile, però non crea personaggi così memorabili da affezionarci, sì. Un altro saga simile sicuramente è quella di Dune, ma stesso effetto, non ti affeziona tanto ai personaggi quanto all'ambientazione, molto bello. Invece una saga simile a Darkover, sia come svolgimento che come tipologia, cioè molto science fantasy, è la saga dei Dragonieri Iper, assolutamente fuori catalogo, mi dispiace tantissimo. Io sono riuscito a procurarmela per vie traverse. Secondo me dovrebbero ripubblicarla, soprattutto Fanucci, che è stato il primo a importarla in Italia. La sensazione di familiarità che si crea con i personaggi di cui si vedono le vite andare avanti per anni, decenni, è veramente impagabile, molto simile a Darkover. Mi piacerebbe che venisse ripubblicata, ma ahimè, le leggi di mercato adesso dettano altre tipologie di romanzi che a me piacciono meno, che sono assolutamente legittime a essere pubblicate, e la qualità, secondo me, è un po' meno buona di quei libri di cui io sono affezionato, però si passi. Lettera T, il Tao Te Ching. Neanche a farlo apposta, la lettera T coincideva assolutamente con uno dei miei libri preferiti in assoluto, il Tao Te Ching. Beh, non sto neanche a parlarne, sto facendo la serie sul taoismo, quindi passo il commento, però veramente è uno dei... il libro per me è il libro. No, senza offesa a chi ritiene che il libro sia la Bibbia, per me il libro è il Tao Te Ching. Lettera O, L'Orlo della Fondazione. L'Orlo della Fondazione, anche questo come Ritorno a Darkover lo prendo più come simbolo della saga di cui fa parte. La Fondazione è stata veramente la prima serie di fantascienza che ho letto da ragazzino. È una serie datata, soprattutto la trilogia classica, Trilogia Galattica, i primi tre libri scritti da Asimov sotto forma di racconto per rivista. Non sto a raccontare la Rava e la Fava. Secondo me va letta, però, perché rappresenta veramente un'epoca, l'epoca d'oro della fantascienza, dell'immaginazione che riusciva a provocare
alle persone che la leggevano. Poi Asimov, come è noto, scrisse dei prequel e dei sequel durante gli anni 80, cercò di legare tutti insieme tutte le sue saghe precedenti. La Fondazione è bellissima, è proprio la summa dell'umanesimo, inteso come corrente filosofica moderna, non quella quattrocentesca, cioè coloro che hanno fiducia che l'umanità sappia essere più di una bestia, quelli che hanno fiducia che l'umanità possa progredire senza dimenticare i propri valori. E questo sostanzialmente è il filo conduttore della Fondazione, cioè contro un medioevo galattico che dovrebbe distruggere e disgregare completamente la società. E si erge la fondazione, secondo un piano minuzioso e molto machiavellico e molto segreto del fondatore Annie Seldon, che ha già previsto con calcoli complicatissimi come andranno tutte le cose, e la fondazione diventa un po' il suo strumento inconsapevole nei secoli per per scongiurare l'avvento del Medioevo Galattico e la rinascita di un secondo impero galattico. Poi, ovviamente, alla fine della saga Asimov ha rivisto queste posizioni che erano della sua giovinezza ed erano anche state inculcate dal suo editor dell'epoca, il mitico John W. Campbell, eminenza grigia della fantascienza degli anni 40, e ha cambiato un po' la rotta e, deludendo molti fan, io l'ho accettato. Ho accettato le sue nuove posizioni perché, accidenti, un narratore in 40 anni direi, insomma, ha il diritto di cambiare idea e anche di evolvere sia il suo stile che le idee della sua immaginazione. Questo è assolutamente pacifico. Spero che altri rispongano a questo tag di Arianna, fantastico. La ringrazio per lo spunto e per avermi fatto rompere finalmente il ghiaccio con i video tag e i vlog. Quindi ci vediamo al prossimo vlog. Ciao!